Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento ancora una volta la nuova edizione di Lorenzo il Magnifico che sta per uscire su Steam. Vi ricordo che ve l'avevo già portato qualche tempo fa, no? Se vi ricordate avevo fatto una specie di sunto, un'infarinatura generale delle regole, ma soprattutto anche, non era una vera e propria recensione, ma per presentarvelo. E Lorenzo il Magnifico uscirà su Steam a cura di Cranio Creations Digital, quindi dalla parte della Cranio Digital. Ed è un gioco a cura di Virginio Gilli e Flaminia Brasini con Simone Luciani. Come vedete dalla schermata principale ci dice ovviamente che il gioco è in Early Access, perché è in via di sviluppo, ha già un forum dove se volete scambiare idee, trovare altri giocatori, per ora c'è soltanto la modalità offline, come avete visto la scorsa volta. Comunque anche soltanto per confrontarvi con altri giocatori, vedere chi ha fatto un punteggio migliore, o magari perché no, chiedere anche un chiarimento sulle regole, per quanto adesso il gioco ha un tutorial, giustamente, perché il gioco è semplice alla fin fine, però senza un tutorial di base buttarti già lì a capofitto in una partita non sarebbe stato così tanto immediato, mettiamola così. Comunque ha una roadmap per farvi vedere cosa verrà inserito nel corso del tempo. Come vi ho detto, la partita offline. Mi scuso soltanto di non potervi far sentire la musichetta del gioco, che ora vi faccio sentire per un attimo, che è molto carina. Però non si può abbassare. Cioè, se la metti a 1 è alto il volume. Cioè, non si può abbassare. Praticamente o la togli o la metti. Quindi avete sentito, la colonna sonora c'è, la musichetta di sottofondo c'è, però ovviamente l'ho tolta perché purtroppo non si può regolare. Ha il V-Sync, modalità schermo intero, vabbè, la risoluzione e la lingua al momento è inglese. Però ci saranno varie lingue, ovviamente anche quella italiana, cioè Lorenzo il Magnifico, ambientato in Italia. Nel periodo rinascimentale non mi mette l'italiano, mi sembrerebbe quantomeno un oltraggio. Comunque, tornando indietro, vedete, sono i credits e andiamo su play offline e ci fa fare una nuova partita offline come precedentemente con i bot, o un vero e proprio tutorial diviso in 6 tutorial di base, che sono le meccaniche del gioco principali, l'economia, la raccolta e la produzione, le azioni secondarie, il supporto al punteggio che potete avere, ma soprattutto al Vaticano, alla Chiesa. Vi ricordate, la Chiesa ha un'influenza molto presente in questa città, perché oltre ad essere costruttori, architetti e magnati dell'epoca, se non andate a riferire alla Chiesa si rischia in questo gioco la scomunica. E poi ovviamente come si gioca con i leader. Nelle meccaniche del gioco principale, cliccando, ora il gioco è molto più interattivo rispetto a prima, ci sono anche animazioni e tutto il resto, però ragazzi è normale, ripeto, non quella che abbiamo usato all'inizio, era una demo presa direttamente dal Kickstarter, molto più pulita, molto più diretta. E tra l'altro la cosa bellina è che hanno preso delle facce di recensori che hanno canali YouTube e li hanno messi direttamente durante il gioco. Recensori che poi hanno contribuito anche al Kickstarter e a far conoscere il gioco. Se non erro, non vorrei dire cavolate, questa mi sembra Miss Meeple, sembrerebbe lei. E qua giù in basso a sinistra è Sganantium di sicuro, perché lo riconosco con la barba e il taglio di capelli. Quindi proprio li hanno messi nel gioco. Ecco, magari mi fossi fatto sentire un pochino prima da Cranio Creations, magari ci sarei anch'io nel gioco e mi avrebbero messo a far gobbo. Se mi mettevano come frate chiedevo danni. Comunque, a parte questo, e ci fa il gioco un tutorial di base che lo leggete qua su in cima. Ragazzi, non vi preoccupate se lo vedete in inglese, perché una volta che il gioco sarà uscito ci sarà anche la lingua italiana. Comunque ci spiega passo passo quello che dobbiamo fare, fino a che non vi faccio vedere la parte più importante. Per il gioco è diviso in 3 ere ed ogni era consiste è divisa in 2 round per un totale complessivo di 6 round. Alla fine di questi 6 round il gioco finirà e vincerà la fazione con più punti, perché in questo gioco si vince soprattutto con il maggiore ammontare di punti. Quindi vado avanti, ci dice vabbè i membri delle famiglie e tutto quanto. Vado avanti e ora cosa ci dice? Potrete assegnare un membro della famiglia, quindi di questi 4 qua giù, nelle seguenti azioni che vedete qua. Prenderete risorse, mettendoli in queste sezioni qua, che vi ricordate lo potevo mettere qui per tagliare la legna, lo potevo mettere tipo qua giù per prendere queste risorse che c'erano sotto, oppure lo potevo mettere in una di queste caselle che sono territori, personaggi, costruzioni e avventure, e mettendo il classico prezzo che vedete sopra la casella, che ne so, se questa ha un valore di 3, ci devo mettere un personaggio che abbia un valore di 3 o superiore. Quindi in una casella con un valore di 3 o un valore di 5, tipo queste due qui che vedete sulla sinistra, ci potrei mettere al momento unicamente lui, questo personaggio qua giù, perché avendo un dado di 6 ce la farebbe a fare queste azioni. Insomma, di partenza ci fa vedere dove mettere i nostri personaggi.
va davanti. Adesso ci dice che, vedete, ogni personaggio, ciascun personaggio ha un colore e un valore sul dado da 6, che è 6, 2, 1 e 0. E questi valori devono essere assegnati all'azione, che tanto ora ce lo fa vedere il tutorial. Ora il gioco cosa ci dice? Lo potete assegnare qui, lo potete assegnare qui, perché come vedete c'è un valore, li potete assegnare qua, perché anche qui c'è un dado, ovunque ci sia un dado voi ce li potete assegnare sempre, o lo potete assegnare ad esempio a una casella, sempre con un valore di un tiro di dado. Noi andiamo avanti, e qua giù ci dice, in Lorenzo il Magnifico ovviamente è un gioco a turni. Seguendo la turnazione, come indicato qui di lato, di fianco, i vostri, voi e i vostri avversari performeranno, faranno delle azioni. E queste azioni saranno mandare i vostri personaggi, i vostri membri, che possono membri della famiglia nobile, rinascimentale, nei vari campi azione per guadagnare punti e guadagnare fama. Quindi andiamo avanti, anche questo lo sapevamo. Ora ci dice clicca qui, come vedete ora è animato rispetto a prima. Ci clicco e in gioco giù a sinistra ci dà la descrizione di cosa è. Quindi ci dice è un monastero, ok? Prendendo questa zona prenderò un bonus di 1 in questa cosa qui, un bonus 2 e 2 punti militari, che vi ricordo i cubetti blu sono sempre per l'esercito, per i militari, e più prenderò con un cubetto viola un servo, quindi braccianti, quelli che lavoreranno e daranno la forza e la possanza alla famiglia. Io vado avanti, faccio next, mi dice ok, leggiti la descrizione per tutte le cose che il monastero ti darà, tutti i vantaggi, ok. A questo punto mi dice mettici un personaggio. Vi ricordate che qui c'è un valore di 5 e io per forza di cose ci devo mettere un personaggio che abbia un valore di 5 o superiore. Quindi ci metto lui e faccio conquista il monastero. Quindi il monastero l'ho preso, tutti quanti i punteggi mi sono stati dati, ho preso un bracciante che finisce qui, ho preso un soldato che finisce di qua, mentre qui ci sono le risorse, vi ricordate, oro, pietre e legname, che vedete qua giù in basso. E adesso io qui ho messo il mio valore di 6, quindi questo mio valore di 6 mi ricorda che io qui ho messo un membro della mia famiglia con un valore di 6. Andiamo avanti, finisce il turno, ah, perché ogni turno un personaggio voi, un personaggio è il vostro avversario, un personaggio voi, un personaggio è il vostro avversario, si avvicendano così i turni. Faccio fine del turno, il mio avversario fa queste azioni, come vedete, queste sono le azioni dei miei avversari, il turno finisce, qui ovviamente ci dà un resoconto di quello che è successo e noi andiamo avanti. Poi dice ovviamente tutti gli altri slot non occupati potranno essere occupati da varie azioni dei membri della famiglia, quindi vado avanti. E il primo tutorial di base è finito. Adesso si passa al tutorial successivo. Allora, vedete, ci sono 6 tipi di risorse fondamentali in Lorenzo il Magnifico. Ovviamente l'oro, la pietra, la legna, i servi o comunque braccianti, i membri che lavorano per la famiglia, i punti militari, i punti fede. I punti fede sono importanti perché avendo pochi punti fede sarete direttamente scomunicati dalla chiesa. Questo, se non erro, questo ragazzo qua giù in basso a destra è l'italiano, quello vestito da giullare, che fa recensioni minute. Comunque vedete, tutti i personaggi, tutte le foto che hanno usato sono dei recensori che le hanno aiutati anche durante la parte del Kickstarter. Andiamo avanti, bellina tra l'altro, hanno avuto una bella idea, è un bel ringraziamento. Ok, potete vedere le vostre risorse qua giù, come vi ho detto, braccianti, esercito, più fede nella chiesa e più tutte quante le risorse. Vado avanti. E poi tutti quanti i punteggi dei vostri avversari. Andando col cursore qui vi farà vedere tutte quante le risorse. Poi ci sono 4 tipi di assets che sono, come vedete, i territori, i personaggi, le strutture e le iniziative. Che venture, avventure, iniziative, vabbè, sempre la traduzione è abbastanza ampia. Andiamo avanti. E dice ovviamente chi avrà più punti in queste cose si aggiudicherà la vittoria. Dice, potrete visitare le torri e visitando le torri avrete 20 slot di azione in cui potrete ottenere territori verdi, personaggi blu, strutture edifici gialli o avventure, come vedete, iniziative che sono purple, viola. Sì, assegnando un personaggio in ognuno di questi asset praticamente prenderete tutte qua delle risorse che sono lì dentro, come vi ho fatto vedere precedentemente. Vi ricordo che oltre a assegnarli di qua si possono assegnare anche in tutti gli altri punti dove hanno un'azione con un tiro di dado. Ora ci chiede, ci fa vedere un altro esempio. Cliccando qui, questo qua giù dovrebbe essere la zecca. E qui ci dice quello che ci darà la zecca. Vediamo un po'. Ah, you get... ci darà 5 punti vittoria. Facciamo next.
ci dice sempre guardate il resoconto sulla sinistra, ok? Però per costruire questa volta la zecca non basta andare lì e prenderla semplicemente mettendoci un membro della famiglia, che tra l'altro nel frattempo sono cambiati, perché anche poi ve ne fa provare diversi, durante il tutorial, anche per farvene vedere di differenti. Ci dice però che per prendere la zecca dovrò usare uno di legna e tre di stone. Quindi io faccio next, come vedete, e qui mi chiede le risorse, ok? Mi chiede uno di legna che c'ho, però tre di stone io non ce l'ho, perché come vedete al momento di stone ce n'ho due, che sono i cubettini che sono qua giù in fondo, quindi me ne mancherebbe uno. Faccio next. Tutti gli asset, a parte i territori, perché i territori servono per generare risorse, o sarebbe inutile, però tutti gli altri hanno sempre bisogno di risorse per essere costruiti, che li vedete direttamente negli stendardini accanto, in questo caso magari 3 di oro. E qui ci dice, puoi leggere gli effetti permanenti che vi daranno personaggi e soprattutto buildings e avventure. Quindi adesso cosa ci dice? Questo Warlord, per prenderlo costa 2 di oro, come vedete. Però cosa ci dà un Warlord, che è tipo un signore della guerra, un signorotto? Ci dà 3 punti militari, che è un effetto permanente. Quindi clicchiamo su next. Clicchiamo ancora su next. Ci fa presente che non abbiamo un membro della famiglia abbastanza potente per prendere questa azione qui, questo personaggio Warlord. Perché vedete a sinistra c'è una ragazzina con un livello 2, un giullare con un livello 0, tipo qui sembra un soldato o qualcosa del genere, un militare, un ufficiale con un livello di 1, quindi non basta. Però ci dice non vi preoccupate, non tutto è perso. I servi sono delle risorse speciali. Dice possono essere usati negli assets, però possono anche essere utilizzati per alzare il livello della famiglia per una singola azione. Quindi ti alzano il valore per fare qualcosa, per prendere qualcosa. Quindi adesso clicco su lei, metto un servant, vedete, uno, un livello di 1, quindi adesso gli è salito a 3, perché lei conta 2 più un servant che le dà un punteggio di 1. Alla fin fine servono per avere buste e cose del genere, però dovrò sempre andare a pagare i gold. Quindi faccio recruit warlord, clicco, e come vedete questa volta l'ho preso e mi ha dato i punti militari che mi erano stati promessi, e tra l'altro deve aver preso anche dei punti. Quando uno dei vostri avversari prende qualcosa dalle torri, dalla torre, vedete la torre diventa automaticamente occupata. Ad esempio, riselezionando qui la zecca, il conio, vedete che spendendo aggiuntivamente altri 3 gold, per quello che c'è segnato qua giù sul banner, ci dice che dovranno essere pagati 3 gold aggiuntivi a discapito di quelli che avranno occupato la torre o quanti membri della famiglia saranno già all'interno. Infatti dice, anche se hai conquistato questo territorio, quindi il territorio è tuo, questa torre, devi comunque pagare 3 gold se vuoi prendere un altro territorio in questo round. Quindi se io volessi, anche per quanto abbia occupato questa torre qui, se volessi continuare a prendere territori, dovrò per prenderlo pagare anche la somma dei 3 gold, dei denari che mi vengono chiesti. L'azione costa 1, quindi ci posso mettere direttamente questo personaggio. Dice però, visto che hai mandato già un membro della tua famiglia di un qualsiasi colore in questa torre, non ce ne puoi spedire altri, quindi l'unico che potrai spedire sarà quello con il colore grigio, che in questo caso qui è il giullare, che se vi ricordate ve l'ho spiegato nelle regole del gioco, è un membro della famiglia neutrale. Quindi cliccando su di lui e prendendo un bracciante, lui non lo posso usare perché ci ho già messo un altro membro della famiglia di un altro colore, quindi i 3 colori principali sono fuori, sono utilizzati. Ci metto il membro neutrale, mi toccherà sprecare un altro bracciante perché per farlo arrivare al valore di 1, però ho quello che mi basta per conquistare la foresta, e conquistando la foresta prenderò uno di legna. Ok, e come vedete un cubettino di legna è stato aggiunto, e faccio end turn. Vi dice, non abbiamo più gold, vedete, le nostre spese sono finite per acquistare quello che abbiamo fatto, quindi siamo fuori dalle nostre casse, completamente dilapidate, e non possiamo, sarebbe saggio non occupare più territori della torre, perché comunque chiedono una spesa come avete visto qui sotto. Quindi quello che possiamo fare al momento è investire i membri della nostra famiglia per assets a lungo termine. Clicco qui, che è, vi ricordo, un'iniziativa o comunque un'avventura, ha un valore di 1. Qui non ho messo ancora personaggi della mia famiglia, membri della mia famiglia, quindi clicco su di lui e faccio sponsorizza la campagna militare.
Questo qui cos'è? Campagna militare. Che cosa prenderò dalla campagna militare? Prenderò 3 gold. Quindi clicco. Firmo. Lì lascio anche l'animazione. E quindi mi sono tornate 3 di oro che vedete qua giù. A questo punto, al solito, completo il turno quando mi verrà chiesto. Le torri sono state tutte completamente refresciate e come vedete sono ritornate completamente pubbliche con tutti i personaggi sbloccati perché il round è finito e si procede oltre. Adesso, nelle prossime azioni, ci viene chiesto di fare harvest, raccolta e produzione. Come ci ricorda, le azioni, viste nel tutorial precedente, le azioni dei territori e degli edifici delle strutture sono permanenti quando mandiamo ovviamente un membro della nostra famiglia a fare una di queste due azioni che vi ho appena elencato. Mandando un personaggio nel barn, che sarebbe io penso il fienile o comunque la segheria, dovrebbe essere, insomma c'è anche il disegno di un'accetta, dice che mandandoci il membro di una famiglia attiverò l'azione di harvest di raccolta che triggererà, senti là che termini, che attiverà l'effetto permanente dei territori, vedete, verdi che abbiamo conquistato. Quindi faccio next. Poi mandando un membro della famiglia nel workshop attiveremo la produzione che vedete c'ha sempre il simbolino di una ruota che lo vedete in varie parti dello schermo, anche qua giù delle 4 torri, che invece attiverà permanentemente l'effetto degli edifici che avremo comprato. Potrete metterci, è un'azione che non costa niente, sia questa costa 1 e questa costa 1, ci potete mettere praticamente tutti i vostri personaggi, tra l'altro anche quello generico con braccianti se ce n'avete, però vi conviene sempre cercare di metterci personaggio con un valore più alto perché ovviamente più alto è il valore del personaggio, più punti guadagnerete alla fine, più forte sarà l'azione. Ci dice di cliccare sul barn, come vedete arriva questa bella barchettina con tutte queste risorse sopra, quindi mi dice quello che devo andare a fare adesso è di scegliere un personaggio e mi consiglia di metterci questo personaggio qua giù con un valore di 4. Dice come vedi ci sono delle accette su tutte le azioni che puoi fare a parte l'ultima che è un valore di 5, è un valore troppo alto. Potrei anche potenziarla con un bracciante però il tutorial sembra fregarsene al momento. Dice se confermerai questa azione adesso guadagnerai soltanto 2 di legna, 1 di oro, 1 di stone e 2 servi. C'è un piccolo trick per prendere anche tutto quello che necessiti anche dall'ultima chest. Come vi ho detto potete usare i servant perché i servant aggiungono un più uno. Usateli sempre con parsimonia perché a parte quelle che avete qui e quelle che avete nella riserva, occhio che poi finiscono e dovete andarle a riprendere ovviamente nella torre. Quindi andando avanti, clicco sul più qua giù. Metto un servant, quindi ora il valore sale a 5 e questa volta prenderò anche i valori in fondo che sono altri 2 servant, quindi alla fin fine, sì, uno l'ho speso ma 4 ce ne prendo, quindi tanto di guadagnato, e prendo anche 2 punti militari, quindi faccio harvest, mi scarica tutte le cose dalla barchetta, firmo la postilla e quello che è, e ok, vado avanti. Dice le azioni di produzione funzionano come quelle di raccolta, con la differenza che utilizzeranno gli edifici invece dei territori, non i territori ma i buildings che vedete qua giù. Clicchiamo sulla produzione, arriva la barchetta della produzione perché vi ricordo che la precedente era dell'harvest, questa invece è proprio della produzione vera e propria. E i valori sopra sono un 1, un 1 e un 5, 5 non ce n'ho. Potrei metterci un 2 più tutti i servi, perché tanto se ne dovrebbero poter usare, se non mi ricordo male, fino a un numero infinito praticamente. Però vabbè, mettiamoci sta ragazzina che ricorda un po' Siri di The Witcher. E mi dice che con il livello di 1 io andrei a prendere un militare e 2 gold. Posso utilizzare un servo, anche qui, come vedete dice, te intanto prendi le cose che ci sono segnate qui, ok? Però se ci metti anche un servo ti dà 3 di military point in più. Quindi io ce l'ho messo. Andiamo avanti e faccio produci, quindi mi dà tutti i gold e sprecando il servo mi ha dato anche i punti militari. Andiamo avanti e finisco il turno. Quello che abbiamo visto era tutto quanto dedicato alla raccolta di risorse e alla lavorazione delle risorse. Vi ricordo che tutto questo sono punteggi perché quello che conta nel gioco è avere alla fine più punti vittoria. Più punti vittoria avete diventate la famiglia nobile
rinascimentale più potente. Quello che è il gioco Lorenzo il Magnifico è questo: è acquistare risorse per diventare la famiglia più rinomata e più potente. Questo è il market delle risorse. E come ci dice, potete mandare un meme, finora l'avete visto, l'ha sempre fatta ad esempio il computer, no? Il nostro avversario, il bot. Dice, potete mandare un membro della vostra famiglia per prendere tutte le risorse sotto un singolo arco. Quindi clicchiamo. Questo mi dice, prenderai 5 di oro e ci mando lui. Che non è il ragazzo di The Dice Tower, questo mi sembra di sì. Comunque faccio collect. E mi prendo le 5 risorse di oro che mi vanno a servire e che vengono aggiunte qua giù in fondo. Ad esempio questa partita mi starebbe andando un pochino male perché non avrei né roccia né legna. Quindi non posso costruire per me, non posso prendere niente. Però vabbè, è una partita tutorial, vi fa vedere come si gioca. Ricorda, gli armaioli, strilloni, qualcosa del genere, saranno disponibili soltanto nelle partite con 4 giocatori. Quindi queste due nel caso vengono tolte. Finisco il turno. E questa volta andiamo sul palazzo del concilio. Dice, visitando il palazzo del concilio potrete avere gratuitamente, senza alcuna spesa, un gold, un privilegio del concilio, che sono praticamente il privilegio del concilio, sono un gruppo, una cassa di risorse che potete scegliere. E sono elencate qua giù accanto. Infatti, cosa vi ho detto prima? Vedo che siete carenti di wood e di stone, di legna e di roccia, quindi di pietra, cliccate qui, ci mando un personaggio che abbia ovviamente un valore giusto, comunque un membro della famiglia, per quanto l'azione è gratis ce lo dovete sempre mandare, quindi ci mando lei e faccio collect, e quindi poche ma buone, insomma 1 e 1, qualche risorsa me l'ho sorpresa, almeno qualcosina posso fare. Vedete che addirittura anche su alcune casse nelle torri, tipo territori qua e le avventure iniziative di qua, ci sono delle pergamene che sono le pergamene dei privilegi del concilio. E le potete prendere direttamente anche qua giù. E il gioco vi chiede di supportare il Vaticano, quindi la Chiesa, la fede, nella seconda, nella quarta e nel sesto round del gioco. Quindi tutti i giocatori potranno ovviamente dimostrare il loro sostegno al Vaticano e guadagnare i punti che vi ho detto, quelli rossi che sono quelli della fede. Quindi tutti i punti fede guadagnati finiranno qua giù in fondo, quindi sotto i militari. Militari blu, punti fede rossi. Alla fine del round potrete prendere questi punti rossi e spenderli per appunto fare un supporto al Vaticano. Qui ci dice che necessiterete di 3 punti fede alla fine del secondo round, 4 punti fede alla fine del quarto round e 5 punti fede alla fine del gioco. In questo caso vi abbiamo dato una scheda che vedete, un'azione possibile, una scelta possibile tra l'altro, che vi diranno, vi metteranno sempre davanti a un sì o un no, quindi accettare o rifiutare. Dice che avete abbastanza fate point rossi, quindi punti fede, per garantire la salvezza della vostra anima, o si devono sempre mettere nel mezzo. Quindi potete scegliere sì per supportare il Vaticano. Come conseguenza spenderete tutti i vostri punti fede. Però prenderete un tot di punti vittoria, che sono quelli di scudi che servono per vedere il punteggio finale per la famiglia nobile che ha vinto. Le faccio next. Clicco qui e dico sì, supporta il Vaticano. Tutti i miei punti fede sono spesi dal primo all'ultimo, però ho preso dei punti vittoria. Chi non dovesse spendere questi punti e dire di no all'intervento della Chiesa, ovviamente ne subirà le conseguenze. Vedete? Le scomuniche sono malus permanenti accompagnati da dei problemi durante tutto l'arco del gioco. Vi potrebbero addirittura ridurre il numero di risorse che ricevete. Oppure far diventare le vostre azioni molto più difficili o expensive, quindi costose a livello di punti, o togliervi direttamente punti vittoria. Quindi quando deciderete all'opzione di no, o anche semplicemente non avrete abbastanza punti fede, perché poi magari avete seguito più una campagna militare o di costruzione senza venerare abbastanza e dare il vostro supporto alla Chiesa, quindi non è che gli volete dire di no, ma i punti da spendere non ce l'avete o vi sono stati tolti, e quindi prenderete i malus in cui potreste incappare appunto, che ci sono scritti sulle carte che verranno fuori. Punti vittoria per ogni territorio conquistato, che sono questi qua giù, ve li fa vedere la freccettina. Punti vittoria per ogni personaggio, quindi prima erano i territori, per ogni personaggio character reclutato, e sono qui, vedete verde, blu, giallo, i libri sotto e viola per come sono divise le 4 torri.
la somma dei punti vittoria per tutte le venture che avete sponsorizzato, quindi tutte quante le avventure, e poi un punto vittoria addizionale per ogni 5 risorse basiche che avete, quindi al solito gold, wood, stone, servants e tutto il resto, che ovviamente che non avete utilizzato. 5 punti vittoria se siete il giocatore con più potenza militare, importantissimo, l'esercito è importante, non è un gioco di guerra o battaglie, ma quale famiglia dell'epoca rinascimentale non aveva un esercito a supportarla, anche perché la pugnalata alle spalle era da un momento all'altro. E poi, per ultimo, ma non meno importante, punti vittoria per l'ammontare di fede che avete. Il player con il maggiore ammontare di punti vittoria vince la partita. Ci sarebbe ancora da spiegare una cosina appena appena che sono il leader nel gioco, però bene o male l'infarinatura generale è questa. Lorenzo il Magnifico è un gioco, secondo me è quel classico gioco per tutti, fondamentalmente, perché non è un gioco per fan, cioè quanti sì, vabbè, ci sono tanti fanatici appunto di Lorenzo il Magnifico, dell'epoca rinascimentale, del Granducato e tutte quante le cose, delle famiglie, dei medici e quant'altro, però insomma... È un'ambientazione bella, però forse non è per tutti, ecco, un po' più di nicchia, un po' più magari per gente che questa cosa la studia a scuola, all'università, comunque un periodo bellissimo della nostra storia. Quindi comunque il gioco io mi sento di consigliarlo a chiunque, lo vedo un po' questo, come un Hotel. Ve lo ricordate Hotel? Bellissimo, tra l'altro lo adoro. Hotel è un gioco che non puoi consigliare a un tipo di player, quello è il classico gioco che dovrebbe stare in tutte le librerie, perché è il classico gioco che magari non farai sempre, però ci sarà quella serata che cerchi qualcosa di leggero o qualcosa di meno mirato da un gioco un po' più tematico, come potrebbe essere un Nemesis, un Deep Madness o anche uno Zombicide, in cui si abbia voglia di fare un gioco sicuramente più rilassante e alla portata di tutti, perché anche le regole sono veramente, ragazzi, sono veramente semplici, e il regolamento infatti nella versione cartacea è piccolo piccolo, si legge veramente velocemente. In questa parte qui tirata fuori, intanto ringrazio Cranio Digital per avercene fornito una chiave per la versione digitale, e aspetto di provare la versione finale. Trovate in descrizione il link per acquistarlo da Steam, e ragazzi, secondo me è direttamente un bel gioco. Se vi posso dare un consiglio proprio spensierato, compratelo su Steam, visto anche il costo ridotto, e lo provate con gli amici. Se vi dovesse piacere, e come a me siete amanti dei board game, comprate anche la copia cartacea, la copia fisica, perché questo è il classico gioco che ogni tanto, da una libreria, fra una partita un'altra, fra una serie un'altra, in cui un ci sa voglia di fare giochi più complicati, parte la mano, lo prende, lo tira giù e lo intavola in 3 secondi. Quindi secondo me ci può stare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.